Smalto o cristallina? Questo è il dilemma. In questo nuovo video parliamo di smalti e cristalline, come prepararli e come usarli. Che cosa sono? Gli smalti sono dei rivestimenti vetrosi sul nostro oggetto in ceramica. Perché usiamo gli smalti? Beh, li usiamo sia a livello decorativo, appunto per dare un colore al nostro oggetto, sia per renderlo più igienico, perché con lo smalto è molto più facile pulirlo, ma anche per renderlo più duraturo, perché lo smalto è impermeabile e quindi non fa assorbire liquidi. Qual è la differenza fra cristallina e smalto? La cristallina è un rivestimento vetroso semitrasparente, quindi fa vedere il colore di fondo dell'argilla o un eventuale decoro che noi abbiamo sotto la cristallina. Lo smalto è un rivestimento vetroso coprente, quindi non ci farà vedere la parte sottostante. La cosa bella degli smalti e delle cristalline è che si possono mischiare fra di loro per ottenere nuovi colori, nuovi effetti, nuove tonalità. Nella descrizione del video vi lascio alcuni link su alcune ricette che utilizzo io sui miei pezzi. Come si preparano gli smalti e le cristalline? Gli smalti e le cristalline sono polveri che noi dobbiamo sciogliere in acqua fino ad ottenere una densità cremosa o poco più liquida, dipende dall'effetto che vogliamo ottenere. Prendiamo il nostro smalto o cristallina, in questo caso sto usando una cristallina trasparente della Colorobbia, e la versiamo in un secchio. Ne mettiamo un poco e pian piano aggiungiamo dell'acqua, sempre un poco alla volta, in modo che il nostro smalto non sia troppo liquido, e iniziamo a mischiarlo con un pennello. Lo mischiamo finché non avremo tolto tutti i grumi presenti nello smalto. Se è troppo denso possiamo aggiungere sempre un poco d'acqua alla volta. Come facciamo a capire se il nostro smalto è della giusta densità? Allora, possiamo o utilizzare un densimetro, che è uno strumento che appunto misura la densità dei liquidi, oppure possiamo usare una prova che si chiama la prova dell'unghia, ovvero inserire un'unghia nel nostro smalto per un paio di secondi, tirar fuori e vedere quanto lo smalto ha coperto la nostra unghia. Da qui possiamo capire più o meno quanto sarà coprente lo smalto sul nostro oggetto. Una volta che il nostro smalto ha raggiunto la densità che desideriamo, quello che facciamo è filtrare con un setaccio questo smalto in un altro secchio. Quindi prendiamo un altro secchio o un contenitore qualsiasi, poggiamo il setaccio e versiamo lo smalto in modo che tutti i grumi rimangano, eventuali grumi rimangano nel setaccio. Versiamo per bene, sciogliamo eventuali grumi. E una volta che abbiamo setacciato il nostro smalto, un consiglio è quello di farlo riposare un pochino, almeno un'oretta. Come in ogni video per la cucina che si rispetti, io ho già preparato lo smalto, quindi mettiamo a riposare quello che abbiamo appena preparato. Prendiamo l'altro e prima di utilizzarlo, quello che facciamo è sempre dargli una bella girata, in modo che la parte più pesante e l'acqua si mischino insieme. Così. Una volta che il nostro smalto è della giusta densità, l'abbiamo filtrato e l'abbiamo fatto riposare, è pronto per poterlo usare appunto per smaltare i nostri oggetti. Un consiglio che vi do prima di smaltare i vostri oggetti è di provare lo smalto su un pezzo magari di biscotto che si è rotto, o su un pezzo che non vi piace, o appunto su un test per lo smalto. Quindi che facciamo? Prendiamo il nostro test di prova e lo immergiamo nello smalto per un paio di secondi e tiriamo fuori. In questo modo controlliamo che il nostro smalto sia della densità giusta, che piace a noi, e che non abbia particolari difetti. Quindi una volta che abbiamo effettuato il nostro test, possiamo iniziare a smaltare i nostri oggetti. Ricordiamoci di tanto in tanto di girare il nostro smalto, di miscelarlo in modo che la parte solida e la parte acquosa si mischino per bene.
Prendiamo il nostro oggetto e lo smaltiamo. In questo video vi faccio vedere la tecnica con la pinza, ma nei prossimi video vi farò vedere altre tecniche per smaltare i nostri oggetti. Quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche in modo da essere avvisati quando saranno pronti i prossimi video. Quindi prendiamo il nostro oggetto, prendiamo la pinza, inseriamo, lo immergiamo per un paio di secondi e lo tiriamo fuori. Facciamo scolare lo smalto in eccesso. Aspettiamo un attimo che lo smalto si asciughi un pochino e appoggiamo il nostro oggetto. Quindi, se ho smaltato il mio primo oggetto ed è passato un po' di tempo, diamo una bella miscelata al nostro smalto, scoliamo il pennello, prendiamo l'altro pezzo. Mi raccomando, assicuratevi che i vostri pezzi siano senza polvere, che siano puliti, altrimenti lo smalto potrebbe non aderire. Quindi lo immergiamo per un paio di secondi, tiriamo fuori, lasciamo scolare e anche il secondo pezzo è pronto. Una volta che il nostro smalto è asciutto, possiamo anche decorarlo. Io in questo momento lo decorerò con un soprasmalto utilizzando degli stampini in gomma. Nel prossimo video vi spiegherò cosa sono gli soprasmalti e come crearli a casa e anche come creare e come usare gli stampini in gomma piuma. Quindi prendo il pennello, agito il soprasmalto, lo metto sullo stampino, in modo che sia completamente ricoperto dal soprasmalto e lo uso sul mio pezzo. Questo pezzo è un pezzo smaltato con uno smalto bianco lucido. Abbiamo quindi visto la differenza fra cristallina e smalto e come possiamo prepararli da soli. In commercio esistono anche alcuni smalti già miscelati e pronti all'uso, di cui vi lascio il link nella descrizione del video insieme ad alcune mie ricette. Siamo arrivati al termine di questo video sugli smalti. Se vi è piaciuto, condividete, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Smalto, o cristallina, questa è Emma.